Buonasera a tutti, eccoci arrivati alla puntata settimanale del salotto di Wills & Nils. Stasera è una super puntatona. Vedete di fianco a me già una delle nostre ospiti, mentre la seconda ci raggiungerà più tardi. Inizierò a introdurla e gli argomenti saranno veramente tantissimi da toccare, dal passato al presente e anche al futuro, assolutamente, delle donne del motorsport. Benvenuta stasera con noi ad Alexandra Gallo, benvenuta. Ciao Anna, grazie, grazie mille dell'invito. Ciao Alexandra, per noi è un grandissimo piacere perché tu sei una delle esponenti delle donne del motorsport che insomma ha fatto un po' la storia e adesso la percorreremo un po' con te. Allora, io voglio, diciamo, dire proprio un paio di parole e darti subito poi la palla a te per raccontarci un po'. Allora, innanzitutto tu sei una figlia d'arte perché il tuo papà correva in Formula 3, quindi diciamo il Formula 3 ai tempi d'oro, che io insomma mi ricordo che già era comunque una bellissima categoria quando io ero un pochettino più giovane, ma all'epoca del tuo papà era splendente. E quindi ti faccio una fatidica domanda: come ti sei avvicinata e come hai scelto di fare questa passione la tua vita, il motorsport? Allora, intanto ciao a tutti. Dunque, come mi sono avvicinata? È stato quasi naturale perché comunque probabilmente ce l'avevo nel sangue, anche se ti posso dire che da donna o da femmina, da bambina, perché quando ero piccola non ho avuto molto modo di stare a contatto con le macchine perché papà mi lasciava a casa, cioè partivano mamma e papà per le gare e io rimanevo a casa con la tata perché non lo so, per una scelta loro. Certo. E quindi è nato tutto un po' perché considera che il mio compleanno è ad agosto. Allora, ci fu una gara di campionato. Mio padre all'epoca correva con lo Sport Prototipo e correva proprio il giorno del mio compleanno. Aveva una gara a Varano, per cui campionato italiano. Per cui dice: Amore, se vuoi venire, io vado perché devo. Quindi, se vogliamo stare insieme, e gli ho fatto: Beh, sì, certo. Certo, ah sì. Sono arrivata nell'ambiente, beh. No, non sai, mi sono innamorata proprio di tutte le macchine, di tutto l'ambiente. Poi una volta era proprio bello perché erano proprio tutti amici. Non che non siano amici adesso, però era diverso perché dentro in pista, chiuso il casco, tutti uno contro l'altro, però poi fuori. Si andava a cena insieme, si parlava, si chiacchierava, si stava, erano proprio tutti. Mentre adesso vedo, forse non lo so, non giudico, però un grosso livello di professionismo, nel Sì, senso che anche immagino. i giovani o anche sono tutti, ecco, ci sono tutti questi motorhome bellissimi, meravigliosi al tempo, no? Io penso, considera che ho iniziato a correre col carrello e con Formula Italia, per cui cioè, c'avevo il mio meccanico, il mio papà e la mia mamma che mi seguivano. Una cosa però che ho rimproverato un pochettino a mio padre è che lui, per un po' per curiosità, a 17 anni mi fece poi fare un corso di pilotaggio da Henry Morrog, che Sì, sì, all'epoca era una delle bellissimo. poche scuole di pilotaggio che esistevano in Italia, e Harry era una persona meravigliosa, una persona meravigliosa, e ha detto: Vabbè, ti faccio fare questo corso per tanto devi prendere la patente, quindi comunque ti può far bene. Un'infarinatura. Comunque, io sono salita sul Formula, ti dico una cosa, un amore a prima vista, cioè non esisteva niente, nessuno intorno a me, una cosa impressionante, è quando tutte le passioni sono così, probabilmente. Cioè, questa cosa qui è stata talmente forte che poi ho fatto, all'epoca duravano una settimana i corsi, bellissimo. Sì, era proprio completo, è Sì, vero. e quindi sono, niente, sono andata anche bene. Harry disse a papà: dice, guarda, che secondo me è portata. E quindi mio padre poi tutto contento perché sì. Certo.
Non si esponeva, secondo me non si esponeva, però era quello che sperava, insomma, Sì, che la... forse sì, forse sì. No, non tanto mamma, poverina, perché magari avendo fatto una figlia femmina, forse sperava che non mi prendesse Capito. questa passione, perché comunque è sicuramente uno sport dove un po' te la vai a cercare, quindi vabbè, come tutte le cose, insomma, poi quando arrivi a livello agonistico è così. Però penso una cosa divertente era che, siccome avevo 17 anni, e con il formula al tempo, c'era ancora il cambio, dovevi saper fare la doppietta, il tacco punta. Per cui Harry mi disse: "Vabbè, ma sai guidare?" E io: "No, ho guidato una panda." Allora, ok, allora mentre gli altri iniziano in pista, tu stai un giorno qua con una bianchina. Solo. Fatto come con una bianchina. E quindi sono stata tutto il giorno a fare avanti e indietro dentro il paddock, e ti giuro adesso faccio la doppietta con qualsiasi cosa, anche se ormai Meravigliosa. le macchine fanno da sole. Sì. Diciamo che è Bello, bello. servito, anche perché veramente la scuola di Harry Morrow, che appunto, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, di base all'autodromo di Maggiore, comunque nelle vicinanze, quindi insomma era proprio nel cuore dell'Italia e fino a pochi anni fa, posso dire che è Sì. sicuramente stata una scuola di quelle d'acciaio, io dico, Sì, perché sono proprio quelle. e beh, molti piloti nostri Sì. italiani sono passati per Henry, Da sì. lì, Sì, da lì. sì. E quindi poi, diciamo, tu sei arrivata, hai fatto questo corso e poi come ti sei lanciata in quelle che erano le competizioni, quelle toste? Beh, guarda, allora, da lì devo dire che ho avuto, avendo la fortuna di papà comunque pilota e quindi appassionato, abbiamo preso un Formula Italia e quindi ho fatto 2 anni di Formula Italia e nel frattempo era nata una formula propedeutica per il Formula 3 che si chiamava Formula Alfa Boxer. E quindi fui chiamata per correre con questo formulino, tra l'altro con una persona che mi ha seguito molto, che segue molte donne nel campo, diciamo, dei motori del donna in generale, che è colui che si è inventato anche Donna Avventura, Maurizio Rossi. Praticamente riuscimmo anche a trovare uno sponsor, un bello sponsor, e non solo, mi chiamò all'epoca Arriva Bene per diventare pilota Marlboro. Per cui, cioè, sembrava proprio, sai, una Grandissimo favola, tutta risultato, una cosa certo. meravigliosa. E come idea ho detto: "Ok, io voglio arrivare, voglio fare tutta la gavetta, ma tutta la strada per poi arrivare in Formula 1." Cioè, il mio sogno sarebbe stata la Formula 1. Quindi, però poi ho avuto un brutto incidente con questo formula. E quindi niente, vabbè, mi sono rotta in mille pezzi, ho avuto un trauma cranico. E per fortuna avevo comunque 19 anni, quindi a Ripresa. quell'età comunque ti riprendi subito, però mi ha salvato la vita Arturo Merzario. E io qui lo dico che è il mio angelo custode, c'è sempre. E devo dire che è meraviglioso, mi ha salvato la vita perché all'epoca correva come papà negli sport prototipi. Nella stessa gara di campionato, tra l'altro, incidente lo ebbe a Maggione. E lui, siccome erano prove libere di campionato italiano, però l'ambulanza non era presente lì durante le Sì, prove libere. le Per prove libere. cui, quando è successo l'incidente, che è avvenuto per un cedimento di una sospensione, non è nessuno mi è venuto addosso o cose del genere, però purtroppo sono andata a sbattere e ho praticamente urtato sull'unico punto di saldatura del telaio dell'Alfa Boxer. Si è spaccato il formula in due. Ho perso battito cardiaco ed espirazione e Arturo fu il primo immediatamente a intervenire togliendomi il casco, facendomi respirazione artificiale, quindi mi ha fatto riprendere a battere il cuore e poi non mi ha fatto andare in coma perché è venuto con me in ambulanza quando poi è arrivata l'ambulanza e schiaffeggiandomi, insomma, con le tecniche che poi una Grandi. volta si facevano il primo
pronto soccorso in Formula 1, no? Loro erano Sì. proprio addestrati anche per questo. E quindi mi ha salvato la vita. Io Arturo lo adoro, ed è un Diciamo che angelo. Arturo è proprio un angelo, diciamo, non era la prima Sì. volta, No, infatti. fortunatamente in alcuni momenti Arturo, che poi è un simbolo grandissimo del nostro ambiente, perché oltre che un super personaggio, perché è fantastico quando lo si vede in circuito con Sì. il suo cappello che è impossibile non riconoscere, è fantastico. Vero, 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 mitico. Ed è anche molto, molto di cuore altruista, pronto, e quindi è un mito, quindi meno Sì. male, meno male. Meno E male che sarà lui. io infatti mi collego un attimino a questa cosa per chiederti, com'è poi riavvicinarsi dopo un trauma del genere? Ma guarda, avendo avuto un trauma cranico, non mi ricordo Dici, vabbè. assolutamente nulla. Quindi ti dico, venivano tutti i miei compagni, che all'epoca c'era Alex Zampedri, che poi vinse il campionato, insomma, tutti i ragazzi giovanissimi, perché era appunto per ragazzi giovani, e venivano a trovarmi in ospedale, ma non mi ricordavo niente, per cui loro arrivavano con la faccia triste. Io ero, dico, ma perché? Che è successo? No, tranquilli, adesso mi rimetto a posto. Quindi l'ho vissuta anche con l'entusiasmo e sempre la passione, non ricordandoti niente, dici ok, sto con un busto di gesso per 2 o 3 mesi, mi riprendo e non vedevo l'ora di tornare a correre Meno male. con poverina mia mamma, perché cioè, Insomma, mi era già veramente gliel'ho venuto un fatta. colpo. Guarda, adesso da mamma ti posso dire che veramente è una donna fortissima, e anche perché prima è stata accanto a papà, sempre Insomma, stata accanto a papà, poi la il doppio figlia. colpo. Sì. Direi che insomma, è veramente le mamme sì, hanno, diciamo, hanno un po' il timore che le donne, che le figlie femmine si avvicinino, perché ci sperano sempre, no? Che dicono, sai, una figlia femmina invece magari, invece no, perché vabbè, nel mio caso è vero, io non ho corso, non corro, però in realtà mia mamma ci sperava che avessi un altro genere di passione, e Ah, sì, invece eh? così non è Beh, perché è andato. strano comunque, eh? Una donna con i motori, in Sì. effetti, è difficile, no? È comunque un mondo abbastanza maschilista, eh? Eh sì. Poi ti accolgono a braccia aperte, però insomma, diciamo che devi dimostrare 3 volte tanto quello che devono dimostrare loro, nel senso che per loro è proprio scontato, per noi non è così. Poi, soprattutto, capito, se arrivi e la biondina, occhio azzurro, carina, e le cose così, dice no, vabbè, questa non. No, io dietro a questa, penso che mia madre una volta lo sentì, una frase del genere, perché dopo l'incidente io, ecco, l'unica cosa che mi chiese mia madre fu, dice, allora, se devi continuare a correre, se vuoi continuare a correre, non ti posso dire di smettere, ma almeno con le ruote coperte. E quindi da lì io sono andata verso il campionato italiano turismo, e quindi ruote coperte per giustamente rispettare la volontà di mia madre, che gliel'ho fatta passare brutta. E quindi una volta però mi ricordo che tipo ero seconda o terza, e prove ufficiali, tornando ai box, mia mamma passò dietro il box di quello che era quarto, e ha detto: io dietro a una donna non ci sto, per cui la butto fuori. Mia madre, terrorizzata, con gli occhi così, è andata a mio padre: ma hanno detto che la buttano fuori. Io, vabbè, dice, vabbè, ma si dice per dire, non lo fanno. Per E invece ti tranquillità. buttano fuori, ti buttano Sì, fuori. è vero, è vero. Allora, prima di tornare alla nostra chiacchierata, ricordiamo che potete lasciare domande e commenti, e infatti i commenti iniziano ad arrivare. Sandro Travaglia, grande Alexandra, saluta, e anche Nive Sarvetti, che è stata una delle nostre scorse ospiti, ci saluta. Ciao, ciao Nives. Nel frattempo, Alexandra, siamo pronti a dare il benvenuto all'altra ospite che vedo qui e la sto per inserire nella nostra serata, nel nostro salotto rosa.
Ecco qui con noi Tamara Vidali. Ti vediamo, Tamara. Benvenuta. Eccola! Ciao, buonasera a tutti. Alex, ti ho ascoltato stasera. Mamma mia, che la storia è lunga la tua. Quanto parlo, eh? Quanto Assolutamente, ma questo deve essere un salotto fra amiche ed è per questo che con piacere ho sperato e sono contentissima di avervi qui con me. Abbiamo già iniziato appunto a fare una bella chiacchierata con Alexandra che adesso continuerà, ma nel frattempo, oltre che averti dato il benvenuto, Tamara, voglio anche un pochettino chiedere i tuoi inizi, così come è stata la primissima domanda per Alexandra. Tamara Vidali, il motorsport, come è iniziata questa passione e questa carriera che ancora continua, Tamara? Io ho iniziato con i go-kart, come la maggior parte dei piloti della mia epoca, ma anche quelli di adesso. Vedo che tanti ragazzini si avvicinano all'automobilismo da piccoli con il go-kart. Io ho iniziato con il go-kart perché avevo i fratelli che correvano, quindi tutta la famiglia, la domenica in kartodromo. Lì ho imparato i primi rudimenti, poi i fratelli si sono ritirati. Avevano altri interessi, io invece ho continuato, soprattutto per la grande passione di mio padre. E poi, dopo il kart, ho iniziato con i rally, così, ma per gioco. E però con i rally non avevo gran successo perché ero abituato in circuito e ricordare la strada, le prove speciali non era proprio il mio forte. Non è Soprattutto semplice. guidare ascoltando il navigatore. Davvero. Per cui poi ho fatto il mio esordio alla 2 ore di Vallelunga con un Sierra Cosworth e da lì è cominciata la mia carriera con le auto a ruote coperte, e che è continuata per un bel po'. Sono stata anche compagna di squadra di Alessandra con l'Alfa Romeo nel Jolly Club e adesso sono ritornata compagna di squadra con Alessandra per il prossimo evento. Eh sì, non diamo ancora tutti i dettagli, Tamara, però ci arriveremo. Possiamo solo dire che siete già vestite, diciamo, su questo siete già con l'abbigliamento corretto che vi porterà, diciamo solo in questo momento, diciamo solo che ci sarà una gara importante a fine mese, però prima di arrivare, oltretutto leggiamo sempre Sandro che scrive che voi due non invecchiate mai, Che quindi... carino, grazie Ma Sandro. che gentile, caro. Ma è Alessandro Siete nostro? sempre bellissime. Dite Probabilmente anche tu qualcosa. è anche questa passione che vi mantiene, perché in realtà, appunto, allora, abbiamo visto un po' i vostri inizi, che questa è la cosa, diciamo, che vi ha avvicinato al motorsport, ma soprattutto alle ruote, poi abbiamo visto coperte, un po' per preferenza, un po' per meno pericolosità, diciamo, possiamo dire che c'è una maggiore pericolosità per le monoposto, anche se sicuramente qualcuno non è d'accordo. E poi adesso vi trovate in una nuova, appunto, avventura, un'avventura che vi vede nello stesso equipaggio. Poi ci sarà anche un'altra grandissima pilota che sarà, diciamo, ospite con noi al termine dell'evento. Infatti, componete l'equipaggio del Pink Mo Monte Carlo Motorsport, giusto? Esatto. Giusto. E parteciperete alla 6 ore di Vallelunga. Insomma, come vi state assaporando questo mese che vi porta a un evento così importante? Io mi sto Parti. allenando in palestra. So che Alessandra continua a non far niente. Alessandro, ti devi mettere No, in io palestra. faccio la casalinga, come no? Io faccio stiro, faccio, mi No, alleno così. Sui lavori pesanti, Alexander sui lavori pesanti, mentre Tamara sui lavori da palestra, vedo. Alessandra si è messa a posto la bicicletta e la giarretta. Brava. A posto Quindi è a io posto. mi alleno in palestra e Alessandra si sta allenando ad aggiustare la bicicletta.
Poi spero che comincerai anche a correre in bicicletta. Vabbè, abbiamo Assolutamente sì. questo equipaggio, quest'auto spaziale, è veramente molto bella, è una Monte Carlo Automobile con motore Alfa Romeo V8 e ha ben 500 cavalli da gestire, per cui sarà veramente una bella avventura. Per cui aspettiamo la competizione a Vallelunga e poi chissà, se va bene, magari continueremo anche l'anno prossimo. Eh sì, dietro questo progetto c'è Fulvio Maria Ballabio e uno dei meccanici che tra l'altro conosco è Peo Consonni, quindi insomma una figura dell'automobilismo veramente, diciamo, il professore, lo chiamo io Peo, quindi Pensa che correva con papà. è uno dei migliori e anche lui non invecchia mai. Quindi insomma, Vero. questo progetto, io ho visto la vettura perché è stata presentata a Padova la scorsa settimana, una vettura completamente pink, diciamo, che non può passare inosservata. E come avete reagito? Parto da te, Alexandra. Come avete reagito quando sei stata chiamata per partecipare a questa competizione? Ah, io non ci credevo. Ah, io ho sentito Tamara che mi ha chiamato e mi ha detto: "Ma che dici delle corse?" E che ti dico? Che mi piacciono tanto. Ma facciamo questa nuova avventura. Poi ho avuto modo di conoscere Fulvio, perché lo conoscevo di nome, ma non di persona. Una persona fantastica, carica di entusiasmo a mille. E per cui sembra tutto un sogno, no? Cioè, tutto una carica di energia. E poi ti devo dire la verità: io quando guardo il Formula 1, sto lì che guardo le camera car proprio perché sto dentro, capito? E vorrei tanto, volevo, cioè, certo, qualche giretto me lo rifarei volentieri. Bene, adesso Contenta. grazie Accontentata, giusto, giusto, accontentata. E Tamara, tu invece quando hai avuto questa notizia, com'è stato per te? Ma io ho detto, ma è da un po' che non corro, davvero mi dai l'opportunità di guidarli? No, mi ha detto sì, ma quando si impara a correre in bicicletta non si dimentica più, per cui ho accettato volentieri. Tra l'altro per me avevo scelto l'oblio da ormai 10 anni e adesso questa sfida nuova è interessante, un po' perché l'affrontiamo da mamme, siamo un Brava. equipaggio di tutte mamme, e poi un'altra sfida interessante è che l'alimentazione del motore è a bioetanolo, quindi a energia pulita, ed è una sfida del momento, cioè diamo un Sì. occhio al clima, al futuro dei nostri figli, per cui credo sia una sfida interessante. Vedremo cosa faremo a Vallelunga. Eh sì, in effetti è proprio una sfida per voi stesse, perché comunque vi rimettete in gioco in una 6 ore che insomma non è poco, eh. Poi in una condizione di fine novembre che è meteorologicamente La abbastanza nebbia. freddina, ecco, eh sì, è abbastanza freddina, vi mettete proprio a 360 gradi in questa sfida, portando veramente una bandiera green, che questa è una cosa molto 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 bella e interessante da seguire, e noi lo seguiremo assolutamente. Con voi abbiamo parlato appunto di passione trasmessa dai papà, non parliamo tanto di lei perché appunto non è con noi stasera, ma al termine della 6 ore sarà con noi. La terza dell'equipaggio è Vanina X, insomma un cognome abbastanza imponente e conosciuto, però vi chiedo, insomma, quando avete saputo che la terza era lei, come l'avete presa? La L'ho scelta conosceva già? io. Tamara, cosa hai detto? L'ho scelta io, Vanina, l'equipaggio. Fulvio mi ha dato carta bianca, mi ha detto scegli l'equipaggio. Io ho pensato ad Alessandra, poi ho pensato a Vanina e abbiamo tutte e tre un punto
un punto in comune, oltre ad essere tutte e tre mamme, Sì. abbiamo una cosa che però io non dico. E l'abbiamo scoperta proprio a cena, la sera, la sera dopo la presentazione di Padova a casa mia, abbiamo fatto una cena e lì abbiamo scoperto che abbiamo un altro interesse, in comune. Però Non vi dico. ci fa salire la No. curiosità, Tamara, non ci dai neanche un Il indizio. prossimo episodio. Ah, bene. Ok, allora all'inizio di dicembre promesso che lo svelerai. Va bene. Ok? Beh, prima vi devo Ok. Io... consultare perché è una cosa, cioè No, proprio devo ok. sentire se siamo Se si può. d'accordo. No, ma io sono d'accordo perché è importante anche comunicare È vero. questa nostra altra passione in comune. Questa nostra è importantissimo anche comunicarlo agli altri e farlo sentire. Sì. Però Ok. giustamente teniamo un po' di suspense. Ok. Ma comunque io sono, ti dico, io sono onorata e grata a Tamara per avermi scelto. E perché poi anche ricordo di vecchi tempi, cioè noi comunque ne abbiamo passate tante e adesso mi fa buffo perché una volta noi eravamo sì nello stesso team, ma comunque eravamo agguerrite. E Infatti ve lo volevo quindi. chiedere, vi volevo chiedere, ma voi andavate d'accordo? Com'era il vostro rapporto, Beh, ma sai, una volta abbassata la visiera? il compagno di squadra è l'avversario più temuto, per cui abbassata la visiera era un avversario, da battere. Questo sì, in effetti, vabbè, è vero, questa è la sana competizione. Mi dai proprio l'assist per un'altra bella domanda. Allora, vi ho chiesto appunto il vostro legame a livello di concorrenti, compagni di squadra e prima l'abbiamo un po' sfiorato con Alexandra questo discorso. Diciamo, gli avversari uomini, come la prendevano e come si comportavano con voi, sia a Beh, la livello corsa magari di di pugno. parole. Oppure anche a livello di comportamento in pista? Avete avuto qualche episodio? Parto con te, Alexandra. Oddio, sì, io come ti raccontavo prima, episodi più che altro mi ricordo che anche in una gara, ti la ricordi Tamara Varano, che ci sono distrutte le macchine, scoppiate tutte, lei alla prima curva Mi ricordo, e sì. qualcuno disse: Ah, ma queste donne tanto lo specchietto lo usano solo per truccarsi. Era tutto così, vabbè, ma comunque poi alla fine io ti dico, sono sempre stata amica di tutti, nel senso che a me piaceva anche non soltanto correre, ma anche tutto l'ambiente, anche tutto il contorno. Quindi comunque poi alla fine ti rispettavano se ti fai rispettare. Quindi questa è la cosa più importante. Però Tamara deve raccontare di Fulvio perché a me ha fatto morire quando Fulvio ha raccontato i suoi episodi con Tamara. Sentiamo, sentiamo Tamara, raccontaceli. Quali episodi? Dai, quando ti ha invitato a fare la gara e che li hai battuti tutti! Ah, sì, quando Questa è una cosa da raccontare. sì, Fulvio è sempre stato carino e nel 2001 mi invitò a fare una gara in go-kart a Punta del Este in Uruguay, dove c'erano tutti ex campioni di Formula 1 Bello. e mi invitò a gareggiare con loro ed era la prima gara del campionato di go-kart che doveva organizzare in Sud America. E io arrivai e vinsi tutte le gare, vinsi il primo round praticamente. E ovviamente con grande stupore dei piloti della vecchia di Formula 1, dell'ex di Formula 1, e io ero l'unica, no, c'era anche Giovanna Amati che non riuscì a vincere lei,
E fu una bella soddisfazione per me e anche per Fulvio, perché mi aveva scelto e mi aveva invitato. Beh sì, insomma, hai dato del filo da torcere, hai fatto vedere un pochettino che insomma le donne si sanno altro che specchietto per truccarsi, cioè lì non potevano dirlo perché sul cartel lo specchietto Non non c'è. c'è. No, ma No, infatti devi proprio vedere Fulvio. è stata proprio Vai, vai. una bella gara, anche perché c'erano quattro gare, il sabato, poi la domenica, c'era la diretta in tutto il Sud America, e Punta dell'Este è la Monte Carlo del Sud America. È stato proprio un bel evento, e il fatto che abbia vinto ovviamente mi ha un po' riempito d'orgoglio, anche perché c'erano bei nomi che gareggiavano. Eh beh, insomma, tutti i nomi di piloti e di campioni, direi che era una bellissima vetrina. C'è Sandro che ci sta seguendo, che ci scrive: le donne hanno più tatto nella guida sportiva e di questo ne abbiamo parlato tante volte, per cui tre donne che daranno filo da torcere per 6 ore. In effetti sì, sicuramente diciamo che saprete dire la vostra. E nell'attesa di questa bellissima gara che vi aspetta, oltre di aver parlato appunto del fatto che voi eravate già compagni di squadra, volevo tornare con Alexandra ad una gara che è stata corsa 3 anni fa, se non erro, alla 24 ore. E prima di chiederti come ti sei trovata e come appunto è stata questa esperienza, volevo prendere un paio di secondi per fare un pensiero per Fiammetta, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente e che era compagna di squadra con te. Eravate sei splendide donne alla 24 ore di Adria e lei era una di queste. E nel ricordarla, appunto, ti chiedo un po' di raccontarmi com'era stata questa esperienza Total Pink prima di quella che ti aspetta quest'anno. Beh, guarda, intanto sono contenta che hai ricordato Fiammetta perché era e per me è una persona meravigliosa e ci manca tanto, ci manca a tutti, sì, perché era proprio sempre allegra, sorridente e anche in quell'occasione, quando mi chiamò per dire, dice, vuoi partecipare? Dai, facciamo il team di autosprint femminile. Allora mi elencò le altre ragazze, ho detto ok, sono tutte più giovani e tutte, alcune ancora insomma, in attività. E poi mi ha detto, ah, ma dai, non importa. E poi c'era anche la Stefania Grassetto con me, che anche lei, diciamo, ha corso più anche in questi gli ultimi anni, però anche lei, insomma, un po' più a digiuno. Per cui abbiamo detto, vabbè, dai. Proviamo, dai, ci divertiamo. Comunque le altre ragazze, c'era Rachele Somaschini, che anche lei è una persona meravigliosa e che ha tutta la mia stima e rispetto, ma come Luli del Castello, Alessandra Neri, tutte le ragazze con cui abbiamo corso un bellissimo team, fece. E anche lì, come dice Tamara, è una sfida. Lì più che con la macchina, perché vabbè, sì, la macchina non era poi una macchina così potente, però era proprio rimettersi in gioco. Quindi ho detto: vabbè, dai, sicuramente ho detto prendiamola a ridere, però poi quando sono arrivata lì ho detto: sì, la prendo a ridere, però poi quando stai dentro dici: ok, però non voglio Certo. essere l'ultima, cioè, non No. capito? Cioè, quando stai lì io dico: ok, però vediamo un po' ancora se riesco a dare qualche cosa, siccome i tempi per fortuna erano come quelli che ancora correvano, ho detto vabbè, dai, allora ancora qualcosina mi ricordo, come la bicicletta. Assolutamente, è giusto, assolutamente. Intanto salutiamo tantissimo Stefania Grassetto che ci sta seguendo e che Eccola. vi manda un abbraccio. Ciao, Ciao Teddy. Stefania. Quindi insomma, diciamo che l'esperienza degli equipaggi femminili è un'esperienza che dà veramente una grande forza di unione, che sai, a volte si dice sempre che fra donne non si è tanto unite. Invece questa cosa, diciamo che dà proprio una forza maggiore a tutto quello che è il progetto di maggiori donne nel motorsport. Infatti con voi voglio proprio trattare di questo. Quando C'era c'eravate motivo. voi,
C'erano molte meno donne nell'ambiente dei motori, adesso ce ne sono sempre di più. Cosa pensate di tutto quello che sta accadendo dietro al progetto Più donne nei motori? Tamara, tu cosa pensi? E secondo me, beh, è un bel progetto, è un'altra bella sfida. Insomma, noi abbiamo iniziato, quando abbiamo iniziato a correre noi, con io e Alessandra, ce n'erano pochissime di ragazze che affrontavano il mondo del motorsport, per cui quindi eravamo un po' dei rookie, pionieri di questo mondo prettamente maschile. Adesso le donne sono molto più, si vedono molto di più, e il fatto che siano anche aiutate con un progetto proprio dedicato credo sia una bella cosa. Alessandra, tu cosa ne pensi di questo? Questi progetti, queste cose, addirittura la FIA, la federazione, tante, tante, tante spinte per le donne nei motori ora. Sì, devo dirti che ho visto che anche purtroppo è fresca la notizia dell'ingegnere che Sì, purtroppo Antonio è Di morto in un incidente. Però ecco, anche le donne non sono come piloti, ma anche come staff, ingegneri, come persone, anche meccanico, cioè comunque le donne stanno entrando, anche perché secondo me una donna quando fa. Quando si mette in testa una cosa e ha un obiettivo, lo raggiunge e lo raggiunge con una forza di volontà forse maggiore di un uomo, forse perché poi in questo campo magari dovendo dimostrare di più devi far vedere quello che vali e ho visto che si sta aprendo tanto alle donne, sì, effettivamente in tutti i campi, anche, guarda anche la formula che hanno fatto le W Series di tutte quelle ragazze, che bellissimo, ci fosse stata poca mia, l'avrei fatto sicuro. E, è bello, ho visto che anche la Ferrari ha fatto il team delle ragazze femminili, insomma, comunque è bello, è bello, è bello. Infatti, quando Fulvio ci ha proposto questa cosa e siamo andati a Padova, abbiamo visto tutta la presentazione, abbiamo conosciuto tra l'altro questo imprenditore Mitrovic, che è un imprenditore serbo che ha creduto e crede perché ha fatto lui è il Pink Media Group, cioè comunque ha sviluppato tanto quasi tutto, cioè per lui dice le donne sono comunque il centro, l'essenza. Quindi è bellissimo vedere che comunque qualcuno ecco, ti stimola e ci crede. È bello, sì. Eh sì, infatti, diciamo, come avete detto voi, appunto, quello che c'era prima era qualcosa che non permetteva pieno. Infatti, anche riflettendoci, abbiamo avuto anche modo di parlarne con Alexandra. Adesso diciamo che i social e tutto quello che può essere legato alla comunicazione aiuta tantissimo. Però mi preme ribadire che secondo me voi rimanete delle Amazzoni, come appunto vi ho chiamato, perché insomma la guerra in realtà vera e propria, senza grandi comunicazioni, senza grandi spinte dalla federazione, l'avete fatta voi, insomma, con le vostre gare qualche anno fa. E infatti, diciamo, le competizioni secondo voi come sono cambiate? Adesso vi ritroverete in un paddock che comunque non è lo stesso paddock, tra virgolette, come dicevamo prima con Alexandra, amichevole. Come vedete queste competizioni cambiate nel corso di questi decenni, Tamara? Ma non sono cambiate. E secondo me, vabbè, noi avevamo un altro modo di divertirsi, come adesso dire che i ragazzini che comunicano soltanto con i videogiochi, col telefonino, per noi è una cosa strana, però loro si divertono come ci divertivamo noi. Secondo me sì, è cambiato, ma il modo, però l'essenza, loro si divertono e continuano.
si divertono come ci divertivamo noi. Il paddock, nel paddock c'è la sana rivalità, però poi c'è anche amicizia al di fuori della competizione. Io credo comunque siano solo ragazzini e come tali fuori dalle gare si divertono, non è che sono sempre con le armi in pugno. Dai, giusto, No, giusto, è sai che vero. cosa ho visto? Che tra l'altro, secondo me, una cosa bellissima è che adesso ci sono tanti, li chiamano scholarship, insomma, tutti questi, diciamo, insegnamenti che gli danno a questi ragazzi, che effettivamente una volta ad averli avuti sarebbe stato fantastico, nel senso che una volta per farti esperienza, già noi qualcosa, cioè c'era telemetria, cose, se Sì. parliamo all'epoca di mio padre non c'era niente, cioè un pilota era quello e l'esperienza te la facevi in pista, cioè facendo comunque gare su gare e più imparavi la macchina, adesso tu la macchina la puoi controllare, cioè scendi, controlli la macchina, sai dove funziona, non funziona. Io ti posso dire che quando correvo col meccanico del carrello non era così, nel senso che comunque io gli dicevo più o meno quello che c'era e lui più o meno Certo. capiva quello che. Ma non sono proprio, ecco, io non sono una tecnica, nel senso che ti posso dire il difetto della macchina, ma tu devi interpretarlo. Sì, E è quindi vero, questo tuo papà sta avendo fatto questo è mestiere, vero. sicuramente Sì. capisce quello che dico. Eh sì, è vero, perché poi alla fine è un grandissimo lavoro di squadra, perché poi è il pilota alla fine è l'istinto. È vero, può spiegarsi il più possibile, può essere il più tecnico possibile, però poi giustamente c'è la parte tecnica che deve dire la sua. E quindi insomma, è dall'unione che vengono fuori i grandi risultati. E Alexandra, a proposito di scholarship, io mi avvicinerei a quella che è anche una tua attività, insomma, sostegno dei giovani con Speed Control Young. Mi fa piacere appunto ricordare questa tua attività che è come sono dei corsi di guida sicura, però per i più giovani con le macchine, diciamo, non così tanto potenti come quella che vi aspetta da 500 cavalli, giusto? Sì, giusto, guarda, io ti dico da mamma, siccome qui a Roma vanno tantissimo, soprattutto in alcune zone, queste microcar. Sì. E ho visto onestamente guidare mio figlio quando ha preso il patentino per guidare questa microcar e mi ha ispirato e ho detto ok, bisogna che qualcuno gli insegni un attimo bene che cos'è un trasferimento di carico, una frenata di emergenza, cioè cose essenziali, anche perché io ho sempre detto, noi passiamo metà della nostra vita in macchina, vuoi o non vuoi, perché comunque ti alzi la mattina, vai a lavorare in macchina, vai a fare viaggi in macchina, cioè la macchina comunque è un nostro mezzo di trasporto. E onestamente, se iniziamo da piccoli, cioè da giovani, visto che adesso gli danno in mano anche queste microcar che poi sono macchine, ma non hanno scocche, telai che ti proteggono così tanto. Per cui è bene che loro sappiano a cosa vanno incontro, ma non solo, proprio mi piace proprio sulla sicurezza e la consapevolezza, renderli consapevoli di quello che cosa succede se tu scrivi un messaggio al telefonino, se tu mentre guidi, se tu bevi. Purtroppo ne senti tutti i giorni di queste cose. Per cui sì, questa è una specie di mission. Non so se impossible, ma mission che No, dai. vorrei. Sì, mi piace tanto. Ho fatto già dei corsi e devo dire che ho trovato tanti genitori che sono contenti di queste cose qui. E per cui i ragazzi sono entusiasti, quindi spero che cresca sempre di più. Dai, sicuramente, sicuramente, sai, anche perché comunque, diciamo, vediamo sempre un sacco di corsi di guida sicura su macchine che in realtà per i neopatentati magari non sono poi così tanto abbordabili, perché, insomma, BMW piuttosto che Porsche ha un grandissimo, entourage che tu conosci molto bene, Alexandra, legato alla Porsche Experience, insomma, ci vuole però anche un po', diciamo, prima di costruire il palazzo,
so fare le fondamenta, diciamo, Ecco, io. beh, benissimo, però parlando anche di Porsche, c'è anche lo Young Experience adesso, che trovo bellissima come iniziativa. E quindi anche i ragazzi più giovani possono Possono. provare a guidare. Certo, non è che prendi e porti una Porsche in pista, però già puoi fare degli esercizi, una guida, un approccio alla guida con una macchina così, quindi c'hai l'entusiasmo di guidare magari una Porsche. Però è uno Young Experience, è bellissima questa cosa che ha fatto Porsche. Devo dire che ecco, noi abbiamo come capo adesso del motorsport Valentina Albanese, che guarda, devo dire bravissima sia come pilota, indiscutibile, ma anche proprio come ha organizzato tutto ciò che è il motorsport di Porsche adesso. Basta vedere anche le gare, la Carrera Cup, bello. Bello. È proprio un bello spettacolo da vivere sia da dentro la pista e sia anche fuori, perché comunque si vede un grandissimo spettacolo anche tramite media, quindi è veramente veramente bello e gustoso guardarselo. Abbiamo prima anticipato che siete pilotesse, donne, mamme. Allora, abbiamo detto come ci si avvicina al mondo del motorsport e se i vostri figli volessero seguire la vostra carriera. Tamara. No, io no, assolutamente. Tito no, Tito non lo voglio al volante. Ma come Basta mai la ti mamma e spaventerebbe, Carlino, eh? cioè ti spaventerebbe troppo oppure insomma, qual è la motivazione dietro questa affermazione? Perché ho paura. Perché quando diventi mamma, effettivamente cambia qualcosa. Quando sono diventata mamma, io ho capito. Mia mamma, che era disperata, che lei, mia mamma mi diceva: ah, vai a fare la gara, va bene, stai attenta, vai piano. E io dice: ma come? Se devo andare a fare la gara, come faccio ad andare piano? No, adesso ho capito veramente: quando diventi mamma cambia tutto. Per cui vederlo al volante, preferirei di no. E quindi Comunque. se lui ti dicesse prima della gara di Vallelunga, mamma, mi raccomando, vai piano. No, ma lui no, lui è un mio tifoso, non mi dice vai piano, anzi, lui soffriva per il fatto che avevo scelto l'oblio e non volevo più correre, non volevo più fare niente con l'automobilismo. Poi invece quest'anno ho avuto l'illuminazione e lui è felicissimo di Beh. questo. Insomma, i risultati poi Tamara ce ne sono stati. Io volevo appunto, prima di passare questa bella domanda ad Alexandra, intanto si prepara con la risposta, volevo chiederti qual è stata la tua gara, la tua vittoria più bella, Tamara, in pista. Beh, sicuramente quando ho vinto il campionato italiano con l'Alfa 33 a Monza e poi ho avuto diverse soddisfazioni nel superturismo, sia in Italia che in Germania dove correvo con l'Audi. In Italia sicuramente la gara più bella è stata la pole position che ho fatto a Magione, nel superturismo. L'abbiamo ricordata, ci siamo trovati con i piloti di superturismo proprio a Padova e abbiamo ricordato, anzi mi hanno ricordato la pole position che ho fatto e il fatto che i piloti ufficiali rischiavano di essere licenziati proprio perché erano stati messi dietro da una donna. Per cui è stato simpatico e quella sicuramente è stata la gara più bella. È stata una gara bella perché prima partivo in pole position e poi ho veramente battagliato con Roberto Ravaglia, che era lì a Padova, infatti è lui che ha ricordato il rischio licenziamento. E poi in Germania anche ho avuto belle soddisfazioni, molti podi. A Hockenheim ho fatto una gara molto bella, molto agguerrita, e bei podi, belle soddisfazioni, soprattutto in superturismo. Adesso vediamo sicuramente l'ultima gara che sarà veramente da ricordare, è quella con Alessandra Evanina a Vallelunga.
Eh sì, insomma, che poi potrebbe essere, noi insomma ci speriamo, te la buttiamo già lì, insomma, potrebbe essere un nuovo inizio, perché c'è sempre un nuovo inizio. Quindi, insomma, Bravo. direi Io mi sentivo che... come invece un po' come Ronaldo che è ritornato al No. Manchester da dove ha iniziato la carriera per Ah, tu completare. dici Per cui io ho una iniziato storia. con Alessandra, con l'Alfa Romeo, col motore Alfa Romeo e concludo. Per... Ho avuto dei bei belle soddisfazioni con Fulvio a Punta dell'Este dove ho vinto e adesso ritorno ancora con Alessandra, con Alfa Romeo, con Fulvio per completare la carriera. Sì, tu dici, è tutto segnato, così come Eh sì, alla tutto. cena avete trovato un altro punto che vi unisce a te, Alexandra e a Vanina, così anche questo potrebbe essere un ulteriore puntino del cerchio. Insomma, sì, ma anche questa non mi dispiace come teoria, Tamara. In effetti potrebbe essere, dai. Però, insomma, noi ci speriamo sempre di vederti mettere altri trofei, eh. Tutto è possibile. E Grazie. Alexandra, invece, te vedresti i tuoi figli seguire un po' le orme del nonno e della mamma? Allora, diciamo che mio figlio adesso mi sta chiedendo di andare sui kart, però ecco, mio figlio ha fatto adesso 20 anni, quindi comunque anche lui si rende conto che è già grande per fare una carriera nel motorsport. Però sì, nei kart ci va, è appassionatissimo, cioè comunque infatti mi segue in tutto. E io sono contenta. Certo, correre in macchina, ti dico, è diverso perché adesso non puoi più andare col carrello, quindi, cioè, non lo posso portare, quindi non potrei, cioè, adesso è difficile, è tutto difficile. Cioè, io vedo perlomeno, forse perché magari sono stata fuori, nel senso ho sempre fatto adesso l'istruttore, ma non correndo più, cioè, gli sponsor, le cose, non saprei più nemmeno, ho capito come muovermi. Cioè, adesso è un pochino più difficile anche perché anche i costi sono cambiati, perché essendoci più, forse anche più sicurezza, più tecnici sono, più tutto più sofisticato e quindi tutto questo porta ad alzare i costi, giustamente, con macchine bellissime ma che costano. Quindi sì, gli ho detto che non è facile, a meno che lui non vinca il Superenalotto, Non può. poi può fare quello che vuole, però effettivamente, come dice Tamara, da mamma cambia un po' la visuale, perché la paura c'è, anche perché magari forse Tamara non lo vuole ricordare, ma anche lei ha avuto un brutto incidente, e quindi ce l'abbiamo avuta noi, anche noi l'abbiamo passata, e quindi ti rendi conto che comunque può anche essere pericoloso. E quindi Sì, da mamma, come la mamma chioccia, certo. e i due bambini. Mia figlia invece no, mia figlia è un'artista, quindi proprio non ci pensa per Niente. niente. Altra cosa che mi preme chiedervi, appunto, abbiamo parlato delle donne nei motori, abbiamo parlato dei giovani e ci stiamo avvicinando alla chiusura della puntata e volevo chiedervi che consiglio date invece alle ragazze che insomma vogliono seguire un po' la via dei motori. Cosa vi sentite di dire, Tamara? No, di tu, Alessandra. Ma secondo me sono loro che devono dare consigli a noi. No, perché? No, no, scherzo, no, nel senso che comunque vedo che se la cavano benissimo le ragazze che si approcciano al motorsport. Quindi, anzi, veramente io
ti dico, io sono tutto cuore e passione, per cui se ce Prestissimo. l'hai, vai avanti, se c'hai un obiettivo di cercare di raggiungerlo. In questo momento con i social è tutto forse un pochino più semplice, perché hai più visibilità e quindi hai anche modo di far vedere, oltre al sentire, no? Perché una volta dovevano scrivere di te. Allora, se scrivevano di te, o c'erano quelli che vivevano con te le gare, o comunque qualcuno lo doveva raccontare. Adesso si sa, è tutto in diretta, è tutto, quindi comunque, quindi se vogliono cercare di raggiungere l'obiettivo. Tamara, adesso è il tuo turno. Come? Come cosa? Che consiglio dai a una ragazza che dice io voglio correre in macchina? Lascia Guarda, perdere. lascia Ho perdere. esatto. No, non possiamo dire questo. Sto Ho risotto scherzando. che scuoce. Ho risotto che scuoce, non mi viene Adesso viene fuori l'essere casalinga di Tamara, insomma. È un modo per dire non fatelo, eh. Io voglio dirti, è un modo. No, allora, il consiglio che do io, allora, iniziate da piccoline, correte in go-kart, imparate ad andare forte e poi passate all'automobilismo. Non è facile, però provateci. No, direi che però allora a questo punto, diciamo, dall'aver conosciuto proprio da vicino voi e la vostra storia, posso dire che diciamo che l'elemento fondamentale è la determinazione, non lasciarsi mai magari abbattere, innanzitutto da momenti che possono essere stati magari di down, come può essere magari sconfitte o allontanamenti dal motorsport, e di cogliere sempre le sfide, come le avete colte voi e le state cogliendo ancora. E questo secondo me è l'esempio più bello e importante che possiamo passare alle ragazze che vogliono avvicinarsi, sia dal punto di vista, diciamo, ingegneristico, meccanico che sia, oppure dal punto di vista del diventare driver, insomma. No, Allora, meccanico no, ragazze, preferisco solo pilota. Cioè sì, la donna tu la vedo dici. solo pilota, non meccanico. Dai, Sì. Alessandra, per Ah, però favore. guarda che ci sono, eh. Cioè, io le Vabbè, vedo, però voglio certo, vedere anch'io, guidare la cioè, macchina. è logico, sì, Piuttosto che anch'io, cambiare essendo le pilota, ruote. io non La saprei vedi nemmeno bene. dove iniziare come meccanico, quindi, però, Ma vai a no, aggiustare le ruote alla però, bicicletta, tu. sì, intanto devo mettere a posto le ruote della mia bicicletta. Quindi qualcosa di meccanico c'è sempre. Ragazze, io vi ringrazio tantissimo di essere state con noi È e stato un piacere. per me, per noi è stato Molto. veramente una super puntata come avevo anticipato e colgo l'occasione per dirvi già, io vi aspetto il 30 novembre, che è un martedì, Per l'episodio famoso. assolutamente, a conclusione di quella che sarà l'esperienza Vallelunga della 6 ore e vi faccio un grandissimo immenso in bocca al lupo, vi seguiremo, non possiamo non seguire la fantastica vostra vettura che è questo fucsia meraviglioso Le che gesta di queste ragazze. a volte Assolutamente. ritornano. A volte ritornano e ci insegnano alla grande. Questo secondo me è quello che potrebbe essere il motto del Pink Monte Carlo Motorsport. Quindi ragazze, io vi ringrazio tantissimo, vi faccio un immenso in bocca al lupo. Vi aspetto il 30 novembre, insieme a Vanina, ovviamente. Naturalmente. Grazie. Grazie. Grazie, Anna. Buona serata. Un saluto a Adesso vado a tutti voi mangiare il che ci... risotto che scuoce. La prossima volta ci dici anche com'è venuto, Tamara, Va mi bene. raccomando. Sì, però Tamara, Quindi. il risotto quello della regina, eh? Quello Eh della sì, eh? regina, eh? Perché Anna, Misericordia, questa è l'ultima cosa, assolutamente. cioè noi abbiamo avuto anche il cuoco che ha fatto il risotto della regina, come si chiama? Dunque, Enrico Delfinger. Enrico, sì. È stato il primo cuoco alla corte della regina Elisabetta II, è il primo cuoco italiano.
che ha dato lo scettro Elisabetta con agli Giovanni. chef francesi. Io E ha fatto il suo ho risotto a imparato subito Padova. la ricetta, adesso vi devo salutare e me la vado a gustare. Ecco, brava. Per una Va bene? cena da regina, questo è altro, Tamara. Assolutamente. Ti lasciamo alla cena. La prossima volta, il 30 novembre, ci dirai com'è. E anzi, ti dirò di più. Se vuoi, ci puoi dire anche la ricetta. Va Così, bene, al 30. oltre all'altro segreto, ci dirai anche la ricetta. Vi saluto, vi mando un calorosissimo abbraccio, vi do appuntamento appunto a fine mese e a tutti coloro che ci hanno seguito auguro una buona serata. Grazie ancora ad Alexandre, Grazie. grazie a Tamara. Ciao a Grazie. tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti.